Cari signori, guardiamo oggi cosa andremo a fare, dopo un po' di tempo che non ci vediamo. Fiori di zucca ripieni di ricotta, alici e capperi. Ok? Vediamo i fiori di zucca, beviamoci questi pistellini intorno e poi dentro ci dobbiamo levare il fiore. Apriamo. Lo vedete? Sì, un palotto. Allora, facciamo un altro, facciamo un po' meglio. Facciamo così. Esattamente, esattamente per quello parliamo di primi appuntamenti e vi avevo chiesto Ok, solo come il sono andati gli appuntamenti, pistellino qualcuno è andato e lo bene, rompiamo. degli aneddoti, vi ha portato. Prendiamo la ricotta. Questa qui è una ricotta di pecora. Prendiamo le nostre alici. Spezzettiamole dentro. Un po', poi dentro ci mettiamo un po' di pepe nero, poi ci mettiamo un pochino di formaggio. Per il sale aspettiamo perché dobbiamo sentire, visto che sono le alici molto salate. Aspettiamo un attimo, ci metto anche un pizzico di noce moscata. Perfetto, vediamo un po'. Non va messo il sale, è perfetta. Ok, ci ho messo anche dei capperi dentro. Perfetta. Facciamo la pastella. Questo qui è lievito di birra, acqua tiepida e lo facciamo sciogliere. Mi raccomando, l'acqua tiepida, poi un pizzico di sale, un po' di formaggio, la farina. Deve essere molto liquida questa pastella. Ah, mi scordavo di dirvi che non ho messo l'acqua, ho messo della birra, perché il frizzante della birra, le bollicine, rendono più friabile la pastellina. Bisogna levare i grumi, la birra. Ok, levate tutti i grumi. Poi questa qui deve andare in frigorifero per 30 minuti a lievitare. Ci vediamo fra 30 minuti. Stella in frigo. Ora prendiamo l'impasto, lo iniziamo a riempire. Poi cosa facciamo? Arrotoliamo in cima. Vedete? Tac. Prendiamo un altro. Ascoltata per intero in tutti i suoi 5 minuti di assoluta enorme bellezza, il mio canto libero Lucio Battisti qui a Radio Italia, solo musica italiana. La terza ora con Massimo 21 per parlare di primi appuntamenti, quelli che magari sono dimenticabili per vari motivi. Uno perché non lo vuoi più rivedere, l'altro perché magari la
benissimo. Vanno riempiti e poi attorcigliati in cima in maniera che non si, che non fuoriesca. Allora, è passata mezz'ora. Io ci ho lasciato un po' di gambo, perché, vedete? Così almeno riesco dopo ad agguantarlo. Deve essere nella pastella. Ok. Ok, lo prendo per il suo piedino. Ok, lo immergo dentro. Olio bollente, mi raccomando. Ok, mi raccomando, fateli dorare, vedete che bel rumore che c'ha l'olio, perfetto, non ne mettete troppi perché sennò si appiccicano uno con l'altro e non va bene, in questa circonferenza due o tre sono perfetti. Ho già preparato qui della carta da metterci lì. Okay. Stiamo sempre friggendo, finché non sono belli dorati non sono pronti. Qua ci vuole pazienza, ci vuole. Ok, quando sono dorati li levate e ci mettete su un goccino di sale. Qui ho rimesso un'altra serie e si sta cuocendo. Sono anche quasi pronti. Le zucca sono pronti. Se vi avanza la pastella, fateci dei piccoli panzerotti, li prendete, ok, e fate dei panzerottini. Guardate i panzerotti come vengono belli, ok? Guardate come vengono bene i panzerotti. Qui il filo di zucca, la pastellina avanzata e ci fate dei panzerottini che sono spettacolari, che c'è dentro la birra, il formaggio, il pepe, la noce moscata. Sono buonissimi questi, anche a mangiarli così, da soli. Li potete accompagnare con un po' di stracchino, con un prosciutto. Sono spettacolari. Qui abbiamo i filo di zucca, qui abbiamo la pastellina fritta. E ora è il momento quello bello, provo a assaggiarla. Arrivo all'interno, eh? Guardate. Uno spettacolo. Buona.